se sapevo di fare un po'. C'è. Beh, questo non chiede la cardassa di fare. Buonasera a tutti, io vi saluto per quella che è l'ultima iniziativa del gruppo consigliare regionale del Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea, perché come sapete in questa legislatura ci sarà il gruppo della sinistra e l'arcobaleno, ma siccome questa iniziativa era stata pensata e predisposta prima dell'istituzione ufficiale dei nuovi gruppi e dei nuovi assetti consiliari, vale anche questa particolarità, che è l'ultima iniziativa che il nostro gruppo consiliare fa in questa sala. Il tema lo conoscete, io saluto Matteo Gatti, Vittorio Riser, Paolo Cacciari, Paolo Chlacia. Alessandro Sabiucciu non è con noi perché ha una indisposizione, si è ammalato, ha fatto il possibile per guarire ma non ha fatto in tempo. Il tema un po' verte attorno a quella che è un tema di dibattito, la questione settentrionale, reale o presunta non sappiamo, sicuramente non è una questione che riguarda gli esiti elettorali e gli spostamenti. Unicamente gli spostamenti dei flussi elettorali. Per parlare di questione settentrionale credo sia doveroso capire quali sono i processi sui territori che determinano queste cose. Credo che questa presentazione di progetto d'inchiesta sia un modo per dare delle risposte ponderate a una questione che non si può liquidare solo mediaticamente dicendo appunto il nord è in rivolta perché c'è stato un dato elettorale negativo, credo, alle amministrative e poi molto più recentemente alle ultime politiche. Le cause naturalmente sono molto più profonde, vanno indagate e credo sia giusto cominciare appunto a fare inchiesta anche su questo in modo serio. Dunque l'iniziativa di oggi è volta proprio a cominciare a fare una riflessione su questi argomenti. Io ho finito il saluto e credo che la serata, il pomeriggio da questo momento in poi, sarà moderato da Paolo, dunque anche l'ordine di intervento dei relatori lo stabilirà appunto Paolo Chlacia. L'unica cosa che volevo dirvi, per chiudere con una battuta, che anche se abbiamo iniziato con un po' di ritardo dobbiamo assolutamente chiudere alle 19.30, massimo 19.40 per appunto esigenze dell'istituzione che ci ospita. Allora, buonasera. Io inizierei l'illustrazione del lavoro che proponiamo questa sera dando la parola a Matteo Gaddi e ci aiuteremo nel seguire la sua relazione con alcune slide tolte dal sito che dopo presenteremo. A seguire ci sarà un intervento di Vittorio Riser. Una ben breve illustrazione del sito Sguardo sul Nord che presentiamo oggi, un commento di Paolo Cacciari sulla inchiesta sul Nord.